Siamo a Noto, destinazione gourmet 2020, e siamo venuti a scoprire la perla del barocco siciliano. Questo ci deve dare il senso della grande responsabilità che oggi abbiamo nei confronti dell'umanità intera, al di là dell'iscrizione UNESCO. Non possiamo farci vedere demoralizzati e non possiamo non continuare ad attivare tutti quei processi che hanno fatto in questi anni Noto il punto di riferimento, principalmente anche per l'enogastronomia. Noi abbiamo delle cantine favolose, abbiamo prodotti straordinari della nostra terra, abbiamo la fortuna di essere baciati da un sole, da una terra che sono molto prosperose, quindi dà il senso di una potenzialità che non possiamo lasciare al caso, ma che dobbiamo governare. Devo dire che i nostri artigiani, i nostri agricoltori, i nostri ristoratori, i nostri imprenditori della ricettività hanno sposato e stanno sposando bene questo percorso di crescita del territorio. Non si sono fatti demoralizzare dalla pandemia, stanno ripartendo con quella difficoltà che riscontriamo. Noi stiamo cercando come amministrazione di dare il massimo contributo, di aiutarli, di stare vicino a loro in tutte le esigenze possibili. Siamo ripartiti, la città si è ripopolata e viviamo un momento particolarmente bello tra la incertezza del futuro e tra la certezza del presente, cioè il fatto di essere usciti da un problema molto forte e impattante socialmente e nella speranza di non doverci ritornare, anche legata all'incertezza che ovviamente ci dà il senso di essere responsabile e di continuare a gestire la vita quotidiana con tutte quelle che sono le prerogative legate alla sicurezza, quindi il distanziamento dove e ove è possibile. Vediamo che non è facile farlo rispettare perché c'è stato un processo, io definisco quasi di cancellazione della memoria, in ciascuno di noi è stato talmente duro il periodo del lockdown che in questa fase in cui ci sentiamo più tranquilli quasi ci sforziamo di cancellare il fatto che abbiamo vissuto 3 mesi rilegati nelle nostre case. Un obiettivo fondamentale che io ritengo sia poi la chiave di lettura, la chiave di svolta, la consapevolezza. Noi siamo parto per esempio dalla conoscenza approfondita della mia comunità, siamo, come si suol dire, quasi sazi di bellezza, per cui ciò che gli altri vedono nelle nostre realtà, nella nostra ricchezza culturale, architettonica e naturalistica, per noi è qualcosa di ormai compenetrato nello stereotipo di una normalità. Noi non viviamo nella normalità. E questo dobbiamo ripetercelo in continuazione. Noi viviamo in un contesto di straordinarietà per i beni che abbiamo e vivere in un contesto di straordinarietà significa che non possiamo comportarci normalmente, ma dobbiamo comportarci con la consapevolezza di dover custodire, vivere in luoghi speciali, di doverli custodire per riconsegnarli all'umanità subito dopo il nostro passaggio. Per cui
tornare a un turismo indotto dal Covid, che è quello nostrano, quello siciliano, quello nazionale, è sicuramente un elemento di accelerazione della consapevolezza. Noi abbiamo dei format ben consolidati che riguardano sia la parte, diciamo, autunnale e invernale del nostro percorso che la parte estiva. Questa parte estiva vede in un contenitore importante che è chiamato Effetto Noto tutta una serie di iniziative, dalle mostre ai grandi concerti, alle attività culturali, che danno proprio il senso di Noto come città d'arte. Mentre nella zona, nel periodo diciamo invernale-autunnale, abbiamo una serie di iniziative che vedono nella stagione teatrale e nelle attività legate alle festività del Natale o alle festività dei morti, delle iniziative che coinvolgono sempre di più la nostra comunità e le comunità vicine. A Noto c'è tanta cultura, si mangia bene, una buona cucina, ma soprattutto c'è anche una grande ricettività. E allora siamo venuti in una dimora di campagna come Battimandorlo, che è un piccolo relais affacciato proprio sulla campagna della Val di Noto. Prima di affrontarla qualche mese fa eravamo un po' tutti preoccupati. Poi onestamente, se posso dire la mia, su questa zona della Sicilia in particolare, non penso sia cambiato tantissimo. L'affluenza è quella degli anni passati, qualcosina in meno ovviamente, ma anche il turismo straniero, abbiamo molti italiani e quindi diciamo che rispetto all'anno scorso affrontiamo una categoria di clientela un po' diversa, sia nell'approccio che nei consumi, eccetera, così via. Però dico, ben venga, alla fine, piuttosto che affrontare una stagione in cui ci eravamo prefissi quell'obiettivo di galleggiare, di sopravvivere, in realtà pare sia per adesso, insomma, abbastanza positiva. Poi quello che succederà più avanti dipende da tanti fattori. Diciamo c'è un 15%, un 20% di turisti stranieri, adesso sono tutti italiani. Chiaramente che vanno rieducati ad un certo tipo di ristorazione, qui, perché noi negli anni passati lavoravamo con percentuali al contrario, no? E anche noi dobbiamo abituarci, capire insomma, quali sono le loro richieste, le loro abitudini e così via, che sono completamente diverse dal turista straniero. Cosa manca a Noto per diventare veramente una destinazione gourmet? Cioè perché la gente arrivi veramente a Noto per mangiare bene, per provare una campagna meravigliosa,
Beh, dico, secondo me non manca tantissimo, no? Siamo molti colleghi, abbiamo affrontato un percorso un po', insomma, particolare, un po' più ricercato della ristorazione. Devo dirti che noto un paio di motivi per essere gourmet, ce l'ha, se mi permetti, anche la pasticceria. Forse Corrado Assenza è uno di quei motivi, lasciamo stare quest'anno che molto probabilmente non ha potuto aprire, però per motivi personali, eccetera, così via, ma mi pare che sia forse uno dei motivi per eccellenza per venire a Noto. E poi due o tre colleghi insieme a me che facciamo un lavoro un po' più particolare. Non manca tantissimo. 2021, spero, se passeremo indenne questo prossimo autunno, dovrà essere l'anno del pieno regime, l'anno in cui avremo la possibilità di portare avanti nuove importanti iniziative e nuovi risultati. Io chiuderò la mia attività amministrativa nel 2021, per cui per me sarà anche un anno di completamento almeno il primo semestre. Sarà un anno in cui vorrò, insieme alla mia comunità, ripassare tutto quello che abbiamo fatto per cercare di consegnare una città, un territorio, un'idea, un modo di interpretarlo che sia all'altezza, che sia di suggerimento, che sia di pungolo, che sia di stimolo a chi dovrà amministrarla dopo di me. Siamo venuti a Noto, abbiamo conosciuto il sindaco, abbiamo conosciuto chi ha impegnato tanto per rilanciare attraverso la propria attività imprenditoriale il nome di Noto. L'abbiamo definita destinazione gourmet perché questo è un territorio incredibile con tanta cultura, arte, un grandissimo patrimonio enogastronomico e tante attività imprenditoriali che stanno rilanciando l'idea di una città, ovvero Noto, che non è soltanto mare, arte e cultura, ma è tanto altro. Allora, questo è l'anno del turismo di prossimità, quindi quale migliore occasione per venire a conoscere il sud-est e la Sicilia, venire a conoscere le bellezze di Noto?